Hola, mi chiamo Tearless e sono un idiota. Questo è quello che direi se avessi la certezza di esserlo veramente. E guarda caso, è esattamente ciò che andremo a scoprire oggi grazie a Big Brain Academy per Nintendo Wii. E sì, sono consapevole del fatto che di recente sia uscita anche la versione per Switch, ma sapete che provo molta nostalgia nei confronti dei giochi di quando ero bambino. Quindi splendori, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento del TBT, il Throwback Thursday, che clamorosamente sto pubblicando di giovedì e non di martedì, incredibile. Vabbè, sigla! Premessa importante, non ho mai giocato a Big Brain Academy nella mia vita, sempre e soltanto a Brain Training. Però immagino che concettualmente siano due giochi molto molto simili. In ogni caso ora avviamo il nostro gioco! Voi lasciate like a questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E cominciamo subito così, ex abrupto proprio. Ti ringrazio di cuore per aver scelto la nostra Accademia di Cervelloni. Grazie! Sono sicuramente nel posto giusto, vero? Ma perché parli come Tom Nook, tra l'altro? Sei fastidiosissimo, robo! Ma che poi quelle quattro lineette lì cosa sono? Le narici? Un baffo? Delle labbra? Cos'è? Io sono il professor Bilancini, il direttore di questa scuola, Bilancini, cosa devi pesare, fra? Se hai intenzione di allenare il tuo cervello, preparati a lavorare sodo. Ah, guarda, sono prontissimo. Se mi dai un attimo, vado anche a prendere l'asciugamanino, così tryhardiamo. Molto bene, ora siamo davvero pronti. Ma ricorda, a dare vita a questa accademia sei proprio tu e i tuoi amici. Tutti e tre. Mi chiedo chi di voi abbia il cervello più pesante. Guarda, sembra molto una metafora per chiedermi chi ce l'ha più lungo, però va bene così. Nella nostra scuola abbiamo appena adottato una nuova attrezzatura. Ok, buono a sapersi. Si tratta di un telecomando parlante che ti terrà nello studio. Sarà mica il mio magico Wiimote per caso? No, chiedo per un amico. Madò, che sarà la fine dei miei giorni. Questa manina non sta mai ferma. State cazzo ferma! Eh già, è proprio il mio Wiimote. Non trovi sia stupefacente? Ascolta. Cosa? Ma non ha detto un cazzo! Ma son scemo io, non ha detto niente. Vabbè. Goditi la nostra accademia e diventa il migliore dei cervelloni. Ci proverò, signor Baffetto. Com'è che ti chiamavi? No, il Baffo era quello delle televendite. No, no, tu sei il professor Bilancini. Andiamo in segreteria e completiamo la descrizione. Ok, frate, muoviamoci. Scegli un nome e un mi da usare come foto per i tuoi risultati. Ah, yes. Ma qua mi sa che ho ancora tutti quanti i mi stupidi. È certo che ce li ho. Vabbè, dai, in onore dei vecchi tempi andiamo con Rana. Iscrizione completata, ora potrai ufficialmente accedere alle aule della Big Brain Academy, Pog. Che fortuna, mamma mia, che bel modo di passare il sabato sera a 27 anni. Quanto stai parlando? Fra, tanto non ce li ho gli amici con cui confrontare i risultati. Fra, sono da solo nella vita. Non è vero, c'è la mia ragazza. Che poi non è neanche vero, però fa bello dirlo, cioè sembra molto tragico. Vai a sinistra in fondo al corridoio ed entra nell'aula dell'esame. Oh, alleluia, solo un consiglio. Prima di cominciare, leggi le regole degli esercizi. Leggere per gli stupidi. Sì, però puoi anche star zitto, cioè non serve che mi parli con questa vocina fastidiosissima. Vabbè, andiamo a fare sto cacchio di esame, no? Mi pare giusto. Ma quindi queste qua sono le 5 statistiche in cui posso migliorare il mio cervello, cioè intuito, percezione, memoria, analisi, algebra. Tutte quante cose fighissime che ti fanno sembrare praticamente il supereroe più potente di tutti i tempi e poi algebra. Mi fa parecchio ridere. Avete presente il meme dell'Hydra che ha due teste cazzute e una super impepeghita? Ecco, algebra mi dà quell'idea lì. Bene, cominciamo. 3, 2, 1. Ho sbagliato il conto dall'inizio. Che cacchio è sta roba? Una rana? No! 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 Mi prende per il culo, mi prende per il culo. Porca troia, rana. Io sono batracofobico, c'ho paura delle rane. Che palle, ma così, proprio a pieno schermo. Scimmia, monche. Non me la prende. Porca puttana. È perché c'ho il microfono in mezzo, quindi non la prende. Mamma mia, che pelo. Sniper, ma come no? Oh, cazzo, ho sbagliato. Tu cosa sei? Un piccione? Una foca? Una pecora? Quanto era zoomata sta foto? Era un piccione, era l'ala di un piccione, ma chi l'aveva vista? Vabbè, gli elefanti. Televu. Soprattutto, cucchiaio, ti è beccato. Questa cos'è, uno scoiattolo? Mamma mia, che tipo tosto che sono. Cane, barra lupo, non lo so. Ho cliccato a caso? L'ho preso, bastardo. Qua c'ho la forchetta, mo. Benissimo. Ok, intuito finito, ne ho sbagliata una in maniera stupida per giunta. Quindi ci sta, vai, percezione. Deve girare a destra e poi dritto. Mamma mia. Geniale, l'intruso? Quello in cima che stava fumando. Ok, non ho capito. Vai dritto, poi deve girare a sinistra. No, era la mia sinistra, non la sua. Non so perché mi dava quel vibe lì. Vabbè, ma figa, ma quanto sei severo. Questo è giusto. Molto bene, grazie. Quello in basso perché cade dal basso, figa. Tu vai qua. Ok, qua deve girare questo. Ma vaffanculo, ma no, ma io non ce la posso fare. Quelli lì li odio. Vai a cagare anche tu. Ok, la mia percezione è terribile. Ho la percezione di un nonnetto di 80.
7 anni, praticamente prossimo alla morte. E ok, posso dire una cosa stupida? Sto sudando davvero con sto cacchio di asciugamanino qua. Fammelo togliere. Ah, mio Dio. Che sensazione rinfrescante. Cominciamo con l'algebra. 3, 2, 1. Vai con la fase pepega. Dal più basso al più alto. È certo, perché se metti il palloncino più grande io ci casco, no? Somma, togli questo. Una rossa, due rosse, tre rosse, una blu, tre rosse, tre blu. Pari. Ok, dal più basso al più alto. Questa volta anche con le dimensioni, fichissimo. Benissimo. Conta le palle. 1, 2. Oh cazzo, era rosso, blu, rosso, rosso. A caso proprio. Dal più basso al più alto. Allora 25 e 27. Il 27 è un numero che, cioè, è infamissimo, non lo vedi neanche. Somma 11. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 1, 2 blu, 1 rosso, 1 blu, 3 blu, 2 rossi. Blu. Beh, ma sono bravissimi in algebra. Allora 15, 22, 28, 37, 36, 37. Ah, ok, sono molte più rosse. Tipo ce n'è il quadruplo. No, il doppio però. Dai, algebra state impeccabili. 100 su 100. Ora analisi. Fuck. Analisi dicono sempre che sia tutto tosto come esame all'università. Qua sarà la stessa cosa, vero? Sicuro. Bravissimi. Ok, ho sparato un po' a caso. Alle zampe. Cosa vuol dire alle zampe? Certo che ce le ha fra. Urca. Sei tu, vero? No? Merda, ho fatto fatica qua. Depone le uova. Davvero il polpo fa le uova? Lo scopro ora. Tu sei stronzo, fatelo dire. Ok, bravissimi. Vabbè, easy questo, grazie mille. Sembra proprio una di quelle... Madò, c'era un minigame di Minecraft uguale. Un veicolo. Teoricamente anche la bicicletta lo è. Ah, ok, potevo selezionare più di uno. Va bene, va bene. Vabbè, questa è easy. Più facile di così non si può. Benissimo. L'ultimo. Non ha le pinne. Tu non hai le pinne. Bravi. Ottimi analitici. Analytics. Memoria. Fra, questa è la fine. Cioè io mi faccio la lista delle cose da prendere per andare a fare la spesa e poi mi dimentico la lista a casa. Io sono ridotto così, quindi figurati, vai. Altro test della memoria. 3, 2, 1. Si comincia. Guarda bene. Molto interessante. Era lei, vero? Ok. Segui gli uccellini. Sono uno sopra e uno sotto. I due sotto. I due sotto. Qua e qua. 3, 2, 3. Rispondi al contrario. In effetti è tosta. Golfiera, amico con gli occhi chiusi e dentoni. Lui, ok, 3 on top. Sono una L storta a partire dal centro verso sinistra. Mamma mia. 4, 4, 3, 2. 2, 2, 4, 4. Aveva il corno? Oh cazzo, eri tu, vero? Ok, gli uccellini sono disposti alternati. Alternati. 1, 2, 3, rumba. Fisarmonica, triangolo, violino, tamburo. Tamburo, violino, triangolo, fisarmonica. Mamma che bravi che siamo. Guarda bene. Ciao amici. La seconda bambina mi ha messo un po' ansia, cacchio. Per fortuna che non era il numero 3, sarebbe stato peggio. Oh cazzo, mo sono 4. Uno è qua, uno è qua, uno è qua, uno è qua. Sono il più bravo, cazzo. 4, 1, 1, 6, 2. 2, 6, 1, 1, 4. Mamma, nessuno mi può battere ormai. Oh, dai, andiamo a vedere quanto pesa il cervello qua. Sicuramente peserà 12 grammi e mezzo. Sentiamo. Ottimo lavoro. Grazie bro. Cioè prof. Spero ti sia piaciuto provare il nostro esame. In realtà sono un po' confuso. Può stare ferma quella mano per favore? Vi giuro che non ho i tremori. Non ancora. Gran divertimento per grandi cervelli. Questo è il nostro motto. Nella nostra accademia stabiliamo i risultati in base al peso del cervello. Cioè quindi mi stai dicendo che uno potrebbe essere la persona più stupida del mondo, ma se soffre di, cos'è, macrocefalia, megacefalia, tipo Daryl Strawberry in quell'episodio dei Simpson in cui si era acciucciato tutto quanto lo sciroppo per la tosse, gli era venuto il cervello gonfissimo. Cioè vuoi dirmi che lui è meglio di magari una persona effettivamente mediamente intelligente? No, fra, non ci credo. Li usi tanto i bilancini, ma non per misurare i pesi dei cervelli, evidentemente, professore. Più pesante è, meglio è, non dimenticarlo. Ah, è quello che dice anche lei. Non a me, a qualcun altro, ma non a me. Il mio cervello pesa circa 1977 grammi. Sono un campione. Grande champ, sei forte, tigre. La mia roccia, professor Bilancini. Anche se, cioè, se ti definisci da solo un campione, passi un po' per sfigato, fattelo dire. La media invece si aggira intorno ai 1400 grammi. Ok, facciamo così. Se viene fuori un cervello superiore ai 1400 grammi, mi dovete tutti quanti seguire su Twitch, dove vado in live dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7. Ci state? Ok, vediamo. Controlliamo. Chi non ha mai stato da noi ha un cervellino di circa 750 grammi. Ho capito, ma non fare brain shaming. Scopriamo subito quanto pesa il tuo cervello. Oh... Ok, è lunga, sto fermo. Aia. Come 1023 grammi? No, non ci credo 1023 grammi, perché ci ho messo tanto. È colpa sua, è colpa di questo device. Vabbè, voi seguitemi lo stesso su Twitch, anche se il risultato è inferiore ai 1004, mi raccomando. Dopo aver valutato i risultati dell'esame, il tuo voto è 5, probabilmente. Sono 5 e 6. Ma come 7 meno? Ma cosa vuol dire 7 meno? Manca tanto il 7 e mezzo più meno più. Non fare come quegli insegnanti bastardi che hanno il 6, 6 più, 6 e mezzo, 6, 7, 7 meno e poi 7.
ti prego. Analizziamo ora i tuoi risultati, vediamo. Innanzitutto, questa volta la materia in cui è andata meglio è intuito. Credo che ti aspettassi un commento del genere, vero? No, in realtà no, bro. Devi impegnarti di più in percezione. Sì, in effetti lì ho fatto cagare, c'hai ragione, Fra. Poi stai zitto, però. Metti più vigore nelle tue risposte. Cioè, devo urlare quando rispondo. Ci metto più forza. Cioè, ci devo mettere più forza. Che devo fare? Devo prendere a schiaffi il Wiimote. Con il tuo cervello e un po' più di stretching puoi fare molto di più. Devo fare una spaccata? Diamo un'occhiata al tuo grafico. Dai, fammelo vedere sto grafico. In quali aspetti devo evsare? Madonna, devo evsare di brutto in percezione. Vabbè, vai in corridoio. Proviamo a fare un pochettino di stretching mentale. Questo l'ho odiato. Vai, difficile. Fammi allenare in binari impazziti. Vai. Comincia. 3, 2, 1. Quanto lento sto countdown. Comincia. Oh, cazzo. Allora, deve girare a sinistra. Poi a destra, poi a sinistra e poi a destra. Zigo zago. Allora qua deve girare a destra, a sinistra. No! E l'ho mandato fuori mappa. No, non ce la posso fare. Questi mi disturbano proprio. Ah, bravo! Ci ho messo 12 anni ma ci sono arrivato. Allora, dritto, così, dritto e poi gira a sinistra. Non c'è male. Pip, boop. Deve girare a sinistra. No, a destra. Fra, che scemo. E poi a sinistra, chicane. Allora, qua deve girare invece a sinistra. A destra, a sinistra e a destra. Forse inizio a capirci qualcosa, vero? Qua a sinistra, dritto, a destra. Ok, ho iniziato a capirlo questo. Destra, destra, sinistra, dritto. Ci sto. Bene. No, l'ho capito finalmente. Prima mi confondeva. Percezione 115 grammi. Un cervello niente male. Continua così, rana. Sì, però così sembra che tu mi stia insultando se mi chiami rana. Il peso del tuo cervello ha superato la soglia dei 100 grammi. Fra, cioè, 100 grammi di cervello cos'è? Te li vendono affettati al banco salumi. Cioè, che scusa. Ah, siccome ti sei potenziato la materia grigia, bravo, tieni una medaglia di bronzo. Fichissimo. Aspetto grandi cose da te. Va bene, aspetta questo pugno sulla tua faccia. Diamo un'occhiata alla classifica, fa vedere. Merda, sono primo e poi basta, non c'è nessun altro. Vabbè, torna al corridoio. E una volta in corridoio, fatemi un attimino andare, non in segreteria, ma nella zona 1-8 allievi. Quiz neuroni, fammi questo quiz neuroni, non so cosa sia, ma ok. Vai, quiz neuroni, cominciamo. Non ho capito cos'è. No, non è pronto un cazzo. Analisi, robe, algebra, Boh, facciamolo in ordine, cominciamo da analisi. Ma questo qua è tipo Jeopardy, tipo... Cioè, non so come si chiami, non so neanche se esiste in italiano. Ma sembra un quiz visivo degli States. Vai analisi esperto, comincia così di cattiveria. 3, 2, 1, via. Dal più lento al più veloce, allora. Lumaca, triciclo, bicicletta, macchina, aereo, razzo. Trova il modello uguale, sa che è lui. Cazzo, era l'arancione, sicuro. Ma come fine? Però se nessuno mi spiega come funzioni, io che ne so. Vai col secondo, e che ti devo dire? Puzzle dinamico normale, per due. Double Jeopardy. Sì, letteralmente è quello. Ok. Questo. Urkokan. Questo. Vabbè, vaffanculo. Ci ho provato, mi sentivo l'ansia del click-clock. Due punti. Per due, ho fatto 8 punti. Sei contento? Bravo, Ran. Algebra normale, ce la facciamo. Sono abbastanza buono. Ma quello delle palle, 1-2 palle rosse. Ok, sono molto più quelle rosse che quelle blu. Non chiedermi quante siano però, eh. Dal più basso al più alto, 5, 32, 33, 38, 49, 10, 12, 22, 26. No! Allora, Gabri, zoomma proprio sul sensore della Wii e vedrai che si è spostato all'ultimo secondo. Ma proprio non è che si è spostato normalmente, no, proprio ho fatto lo scatto perché... Devo prenderlo per Switch. Mi sono un attimino ripreso, recuperato l'ossigeno, ritentiamo l'esame e speriamo che ce lo faccia fare, perché non è neanche detto. Già partiamo male però che non prendi sto coso, eh. Dai, ok. Cominciamo l'esame con l'intuito, pronti a tryhardare. Io ci sono, voi ci siete. 3, 2, 1, via. Ok, giù uno. La TV è ancora giù, perfetto. Cavalletta. Mamma mia, meraviglioso. Elefanti. Tryharding. Ok. Fiore rosa, fiore giallo. Fiore giallo. Fiore rosa. Fiore rosa. Che cos'è? Una foto di un panda. Ci ho messo un sacco a capirlo. Sono le mosche. O le farfalle, qualsiasi cosa sia. Ho missato. Mi sa che ho colpito quello vuoto, per fortuna. Ok, arancio, viola su giù. Arancio. No, fra. Benissimo. Viola su giù. Grande. Questo cos'è? Huh? Scimmia. Mamma mia, 12 anni. Era il piede. Scoiattolo. Scoiattolo. Torta. L'altra torta. Gelato, ciliegia. Cazzo. Gelato c'è. L'altra torta, la mela. Mela. La torta con gli sprinkles. Benissimo. Ti prego, non un'altra rana, è un'altra rana. Ti odio, gioco. Ti sto odiando tantissimo. Api? Portachiavi! Ok, fatto l'intuito. Ah, cazzo, ho detto che devo metterci più grinta. Cos'è che era? Non ricordo. Devo urlare a ogni risposta. I vicini mi diranno, perché sono le 9 di sera. Benissimo. Questa!
un fiore. Quello in basso! Quadrato! Va, basta, smetto di urlare, mi dà già fastidio a me. Lui col tettuccio ha le zampe. Il cavallo ha le zampe, teoricamente anche l'uccello. Di certo non l'arachide. Ah, ma hai visto come camminava bene quell'arachide? È già... Cosa ho sbagliato? Bruh, lui. Fuck me! Non sembrava un uccello quello, però va bene. Copio il modello. Ok, benissimo. Il più veloce e il più lento. Allora, 1, 2, 3, 4. Allora, basta. Bro, perché non va bene? Ah, scemo io, non me ne ero accorto. Ero convinto di aver finito. Percezione, ok, qua mi sono allenato prima. Ce la posso fare. Posso aumentare il peso del mio cervello nell'area della percezione. Devo girare a sinistra e poi a destra. Molto bene. Lui, c'ha la luce riflessa in maniera strana. Cappellino rosso e baffo posticcio per Mario. Boots per te. Qua devi andare dritto, poi devi girare a sinistra e poi a destra. I più bravi. Beh, palesemente quello in basso. La macchina va qua, quella va lì. Qua devi girare a sinistra, a destra e dritto. Lui. Cazzo, ti odio. Non ho idea di cosa fosse. Vabbè, è stato un errorino, ci sta, è accettabile. Tu sei caduta dal basso. Ok, era l'altro. Ok. Male, male. Percezione è stato male anche stavolta, ma meglio di prima. Ora con memoria. Va bene, vediamo se siamo abbastanza svegli. Altrimenti darò la colpa al fatto che sia un sabato sera e dovrei riposare. Martello, motosega. Motosega, martello. Ok, uccellini. Entrambi a sinistra, diagonali, entrambi on top, entrambi a destra. Guarda bene. Salve signorina. Turbo ansia, fra. Te note sono abbastanza tremende, posso dirlo. Non sembrano fatte proprio benissimo. Togli quello, ste donne. Ok, cappellino, cappellino. Ok, parentesi chiusa. Salve signorina con gli occhi spalancati. Salve Suneo di... Doraemon, fra, non lo so, mi ricordava Suneo. Cavallo, cane, cane, pollo. Pollo, cane, cane, cavallo. Ok, L, mamma mia. Salve signorina, salve signorina. Salve Suneo. Cazzo, era sbagliato. 6, 2, 5, 5, 4. 4, 5, 5, 2, 6. Cappellino, L, che culo. Ok, ok, perfetto. Male memoria, male. Ho fatto un paio di erroracci. E ora il mio potere preferito. Algebra. Cosa stupida, algebra. Vai, vai, vai. 3, 2, 1, via. Dal più basso al più alto. 20, pam, pam, pam. Qua devo contarla adesso. 1 1 2 1 blu 3 1 blu 3 2 blu blu. Insomma, dal più basso al più alto. Allora, se inizia a prendermi magari questo 10. Ti odio, mamma mia. Ok, pari. 3 rosso un blu, 3 rosso 3 blu, 3 rosso 4 blu, vince blu. Somma 11. Easy. Dal più basso al più alto. 4 13 23 31 37. Stavo per premere prima sul 20 che sul 13. 2 rosso 2 blu, 2 rosso 3 blu, 4 blu, 5 blu. Somma 20. 1 e 9 10. No, che non posso farlo. 15. Via il 9. Allora, 8, 13, 14, 35, 44. Ecco, vedi, il fatto che ci sia una palla più grande e una più piccola non mi cambia per niente la percezione delle cose. 2, 2, 3, 2 rosso, 4, 2 rosso. Somma 33. Easy. Questo è stato facile. Bene. Bastava fare 7 per 5, 35, meno 2, quindi togli quel 7 lì. Dai, risultati, vediamo cosa abbiamo fatto. Secondo me siamo tipo a 1150. 1208 grammi. Ci sei ingigantito il cervello andando a prendere un po' di ossigeno. Benissimo. Hai ottenuto un peso più alto, continua così. Dopo aver guardato i risultati dell'esame, il tuo voto è come 7. Cioè, ho migliorato di 200 grammi. Sto qua mi dà soltanto 7 al posto di 7 meno. Bilancini, io vengo a prenderti. Preparati, brutto stronzo.